grazie dell'invito. Ah, devo ringraziare il professore, per 10 minuti è venuto da Roma per noi, perciò merita un applauso. Gli avevo detto manda un video, perché a me piace Termoli, ecco, e perciò allora vedete, è una bella. Lei intanto mi ha presentato, sono Andrea Casavecchia, insegno sociologia dei processi culturali e della religione all'Università di Roma III. Mi è stato chiesto di vedere come analizzare una serie di interviste, una serie di domande che sono state fatte agli studenti delle vostre scuole superiori, e quindi delle interviste che vengono fatte a ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Che cosa, qual era lo scopo di questo, di questa serie di domande, di questo questionario con domande aperte? Lo scopo era illustrato dalla lettera del vostro vescovo, che chiedeva: voglio entrare in ascolto con voi e quindi vorrei comprendere e mettere in ascolto le vostre esigenze a partire da quello che è emerso nel periodo del lockdown, del periodo del Covid, e poi mettere in ascolto e vedere che cosa concretamente pensate, quali sono i vostri atteggiamenti rispetto alla Chiesa, rispetto alla fede, che cosa immaginate e infine che cosa ci chiedereste. Questa era un po' la struttura che emergeva da quella intervista, e il periodo è stato tra gennaio e marzo 2022, sono stati invitati gli studenti a rispondere tramite gli insegnanti di religione. Che cosa è emerso? Per me un primo miracolo è che le risposte sono 1820. Allora, guardate, diciamo, io ho una certa esperienza quando si fa ricerca di questo tipo, quando si fa un questionario a risposta chiusa, se si riescono a raccogliere un migliaio di risposte è tanto, è una cosa eccezionale. Perché? Perché chiedere qualcosa e chiedere a persone di mettersi lì, concentrarsi e rispondere è qualcosa di faticoso, e è difficile ricevere risposte. Ora, ricevere 1820 risposte aperte, cioè non devo mettere una crocetta, ma devo scrivere qualcosa. Questo per me, che veramente ne faccio di questo, è un miracolo. Cioè, no, veramente è difficile raggiungere un risultato del genere. E devo dire, siete stati anche un po' cattivi, perché far fare questa fatica è impegnativo. Cioè, dovete riflettere, comprendere, scrivere su argomenti che magari non sono argomenti che conoscete, non sono i vostri argomenti abituali, non vi stanno chiedendo di fare il fantacalcio e di costruire la vostra squadra. Diciamo, la prima domanda era quella riguardo al Covid. E che cosa emerge rispetto a questo? Noi troviamo come se ci fossero due poli. Un primo polo è quello della difficoltà, dell'impotenza che emerge dalle risposte. Un secondo polo è quello di una combinazione
fra fiducia e gioia. Capite che 1800 risposte di questo tipo vanno analizzate con un po' di tempo, perché bisogna categorizzare le risposte, cioè in un questionario generalmente le risposte sono chiuse, quindi sono già categorizzate. Quindi noi che facciamo? Prendiamo quelle risposte, le mettiamo dentro una matrice e il computer le raggruppa, poi si fa l'analisi sul raggruppamento. Che succede? Se è aperto, prima bisogna categorizzare le risposte, quindi bisogna prima rileggersele tutte, fare dei gruppi delle e poi analizzare dentro quei gruppi. Ok? Quindi il percorso è più lungo. Qui ecco due focus che vengono rispetto al Covid: è da una parte una dimensione di sofferenza e dall'altra una combinazione di gioia e fiducia. Ovviamente non sono le stesse persone, i giovani non sono tutti uguali, i giovani sono tutti diversi. Io faccio il sociologo, quindi teoricamente dovrei trovare le uguaglianze. Partiamo dal presupposto però che i giovani sono tutti diversi, quindi le categorie ci servono per comprendere una tendenza, però poi le persone sono una diversa dall'altra. Vi faccio tre esempi rispetto a quello che vi dico, riprendendo le loro risposte. Una riguarda la paura. Un ragazzo dice: privazione della libertà, tristezza, stress, ansia e paura di essere contagiato. Una seconda invece è un atteggiamento di sorpresa. Che cosa ci dice? Per me questi anni di pandemia sono stati assolutamente inaspettati e non mi sarei mai immaginata che nel 2022 ci fosse stata una pandemia. All'inizio era strano avere sempre la mascherina e stare a distanza, però con il passare del tempo penso che ormai la mascherina sia diventata un'abitudine. Il terzo gruppo riguarda la resilienza, la capacità in qualche modo di rispondere a qualcosa che ti è capitato e di essere propositivo rispetto a questo. Un'altra, mi sa, dovrebbe essere una ragazza, che ci dice questo: questo momento di pandemia per me sta significando tanto, sia in positivo che in negativo. In negativo mi sta togliendo la libertà, mi sta limitando e soffocando, in positivo invece mi sta facendo capire le persone che tengono veramente a me e mi ha dato tempo per pensare sia a me che a chi ho intorno. E quindi ecco, un primo elemento rispetto a questa domanda è quella di questi tre elementi: sorpresa, atteggiamento costruttivo, atteggiamento di paura. Tre modi diversi di stare di fronte a questo fenomeno. Un secondo gruppo di domande in questo caso è quello sul rapporto con la fede. Noi, in termine tecnico, questo si chiama l'atteggiamento che si ha verso la Chiesa o verso che cosa era riferito a tre domande, si ricava attraverso tre domande. La prima è: quale tipo di sensazione suscita in te la parola fede cristiana? La seconda: quale tipo di sensazione suscita in te la parola Chiesa? E la terza: quando hai incrociato persone o realtà che hanno a che fare con la Chiesa, parrocchie, gruppi, quali sensazioni hai provato, quali sentimenti hai riscontrato in te? Allora, questo gruppo di domande è quello che ha avuto il numero più alto di non risposte.
Alla prima domanda 323 persone non hanno risposto, alla seconda domanda 291 e alla terza domanda 377. Non rispondere ha tanti significati. Dietro il silenzio a questa risposta ci sono molti significati. Ci sono alcuni che possono essere di diffidenza, di contrasto e altri anche di non saper trovare le parole, di non essere capaci a dare significato. E quindi, se volete, c'è un gruppo di persone che in gergo si chiama i lontani, ecco, voi ce l'avete, è circa sui 350, se volevate avere un rispetto a questi intervistati. Andiamo invece alle persone che hanno risposto. Chi ha risposto che cosa ha detto? Possiamo, rispetto a Chiesa, fede e cristiani, possiamo trovare, sono quattro categorie emozionali. Molto spesso i giovani si esprimono attraverso emozioni e quindi la fiducia, la gioia, però anche indifferenza e rabbia. Vi faccio velocemente esempi. Fiducia: la Chiesa mi dà sensazioni positive e mi aiuta a fare sempre di più e ad affrontare i momenti bui. Gioia: ho provato gioia nello stare insieme ad una comunità di persone che condividevano il mio stesso pensiero. Indifferenza: non ho mai provato niente. Rabbia: qui ce ne ho due, vi leggo solo la prima. Ipocrisia: l'altra domanda che riguarda sempre l'atteggiamento era un po' diversa rispetto alle altre. Questa domanda era una domanda a risposta chiusa e quindi qui possiamo dire qualcosa di più. Vi posso? E la domanda era: come ti collochi il rapporto con la fede cristiana, con il senso del mistero, con la realtà della Chiesa? E i ragazzi potevano scegliere fra, diciamo, sei risposte. Due risposte erano molto simili, quindi le abbiamo aggregate. Una era non saprei e l'altra con indifferenza. Perché se dicono non saprei, molto probabilmente sono indifferenti. E questo è il gruppo più ampio. Sono 528 persone. In questo caso sono state 1775 persone a rispondere, è circa il 30%. Tra gli altri gruppi possiamo individuare un piccolo gruppo di ostili, cioè quelli che dicono: vedo con ostilità questo. Che però è il gruppo più piccolo. Se volete, sono 75 le persone che hanno scelto questo. Poi con estraneità, ma con un bel ricordo dell'infanzia, che sono quelli che potremmo chiamare i distanti, quelli che sì, era un bel ricordo la Chiesa. A 14 anni, 15 anni, 16 anni, era un bel ricordo la Chiesa. Mi viene in mente la cresima come il sacramento del saluto. Qui questi hanno salutato, no? È un bel ricordo, abbiamo fatto una bella festa.
poi con interesse, ma debole senso di appartenenza, e l'ultimo con interesse e senso d'appartenenza. Se voi mettete questi due gruppi, fate l'altro 30% del, come proporzione. Andiamo verso la fine, le ultime due domande. Una domanda, le ultime tre domande. Adesso andiamo una sui cambiamenti. Cosa cambieresti? Cosa ti piace? Rispetto a questo vi do solo due spot. Uno, la Chiesa mi piace, la Chiesa come comunità di servizi. Prima abbiamo detto che non andava bene, però a loro questo vedo, non mi piace una chiesa che accoglie i poveri, che dà da mangiare a chi non ce l'ha, eccetera, è bello, mi piace. L'altro aspetto che non piace è l'intromissione nello spazio pubblico. Invadere lo spazio del dibattito pubblico, della politica. C'è un grosso tema di confronto con la laicità. Vi leggo la risposta perché sennò forse è più semplice. Secondo me la Chiesa non dovrebbe mischiarsi negli affari degli Stati, come invece è stato fatto all'approvazione o negazione di alcuni decreti legge, e proporrei l'attivazione della distribuzione dei pasti ai senza tetto. E quindi qui trovate entrambe le cose: da una parte cos'è che non mi piace, cos'è che mi piace. Qual è l'immaginario? Cioè, come vedono nel futuro la Chiesa? Qui lo fa con tre domande, andiamo alle risposte. La Chiesa come luogo di incontro, come luogo sicuro e luogo di accoglienza. Cosa vorresti? Vorrei una Chiesa come luogo sicuro di incontro e di accoglienza. La immagino come un luogo bello e accogliente. Immagino la Chiesa come un posto sicuro con tanta quiete, un luogo di pace e di ritrovo. Chiudiamo. Quale domanda faresti alla Chiesa? Quale domanda mi faresti a me, vescovo? La prima: perché la Chiesa è distante dal mondo? Perché la Chiesa è distante dalla realtà? La seconda: perché credi? La terza, e ritorna qui il problema della laicità, perché non si rispettano le diverse sfere religiosa politica. Questi tre elementi sono i tre elementi che fanno una domanda, e a cui poi dopo bisognerà rispondere. Bisognerà, perché rispondiamo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.